Se trovi un nemico che utilizza il lanciarazzi, il video finisce su COD Warzone. Ragazzi, volete giochi a prezzi scontatissimi? Beh, andate nella descrizione dei miei video e nella sezione social cliccate su questo link. Andrete su Instant Gaming, un sito raga dove ci sono giochi veramente a prezzi stracciati. Ma non solo, potete anche trovare abbonamenti del PSN e card del PSN a prezzi scontati. Quindi mi raccomando ragazzi, fateci un salto. Dovete sapere che in questo gioco, per chi magari non ci giocasse, il lanciarazzi è una delle armi più utilizzate, perché è anche uno degli oggetti più OP. Quindi sarà divertente vedere se troveremo qualcuno che ce l'ha. Se lo troviamo ragazzi, il video finisce. Speriamo di no. Questa challenge sarà divertente, perché non facevo da un po' appunto sfide così. Se succede qualcosa il video finisce. Quindi raga, vediamo di dare del nostro meglio. Come start non è male. Ho ottenuto le armi niente male, se devo essere sincero, anche se armi così lente sinceramente non le amo. Però se riesco a gestirmele bene si possono anche utilizzare. Io vi ricordo ragazzi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, altrimenti perderete tutte le prossime partite che faremo sia su COD sia su Fortnite, dato che comunque porto molto questo tipo di format. Invece se volete diciamo delle partite più tranquille, vi ricordo che ogni sera alle 21 siamo in live sul sito di Ola, non qui su YouTube. Vi lascio in descrizione infatti nella sezione live streaming il link dove potete iniziare a seguirmi, perché ogni sera alle 9 siamo in live sia per giocare a COD sia a Fortnite. Detto questo ragazzi, non perdiamo altro tempo e buttiamoci nella mischia di questa sfida. Ho provato ad iniziare a fare uno sciacallo giusto per ottenere qualche oggettino interessante, perché ok che abbiamo trovato un sacco di armi oro, ma sono tutte armi molto strane. Sta un tizio qua fuori, che non l'avesse capito. Stava dietro, non me l'aspettavo. Mi ha fottuto un sacco. Saliamo. Ok, niente meno, non so se te ne sei accorto ma stavi a morire. Ho paura sinceramente di muovermi da qui. Quasi quasi salgo. Se ne sarà andato ragazzi, se ne sarà andato, perché sono un attimo affacciato e non lo vedevo. A meno che non stesse dal tetto qui, ha cambiato zona. Diciamoci che comunque noi dobbiamo evitare per quanto possibile di trovare gente con lanciarazzi, anche se di recente devo dire la verità trovavo molta più gente con il fucile di precisione e l'assalto che con lanciarazzi. Un po' si sono calmati, però mai dire mai, perché mi porto solo seccia se continuo a parlare, mi sa. Quindi sto zitto. So, fa un po' troppo casino, mi sa, Prego, tutto a posto? Ok. Allora, sono full, almeno per quanto riguarda l'assalto. Questa era l'ultima. Non è che abbia trovato armi buonissime, raga. Cioè, quelle di prima andavano bene per inizio game, ma ora mi servono cose molto più serie. Venditore. Ragazzi, sinceramente direi andiamo al negozio. Gente, non so se l'avete visto, sta su quel tetto. Mi ha visto. Mi ha ammirato subito, bravissimo. Ripeto, venditore, mi serve quel negozio, ragazzi. Devo prendere le mie armi. Devo lanciare un rifornimento e prendermela assolutamente, perché queste armi non vanno bene, non più. Questo set non sarebbe male, anche se ripeto, non sono ancora le mie armi, quindi no. Si sta facendo le corazze, sicuro. È entrato lì. Ok. Tranquillamente, noi curiamoci. Speriamo che quella si dice. Sta un camion che potrebbe dar fastidio a quel tipo. Stiamo attenti, raga, Quel camion non si è fermato sul tipo, quindi non sta pensando a lui. Ok, via. Io volevo principalmente prendermi l'approvvigionamento. Preso, me ne vado, me ne salgo su sto tetto. Cadi bene, non cadermi addosso e non ammazzarmi, grazie. Gentilissimo. Andiamo di M4, facciamoci una partita molto classica. Io il lanciarazzi ce l'ho, ragazzi, ma ovviamente il mio lanciarazzi non conta per la sfida. Devo trovarlo un nemico. Quindi... un altro lancio di equipaggiamento, dai, che noia. Staffa il giro. Se riesco a colpirlo come si deve. Poverino. Poverino. Mica aveva il lanciarazzi, no, Tutto a posto? Grazie. Risaliamo. Quasi quasi mi prendo l'autorianimazione. Aspettate. Ne approfitto. Grazie. Non sono il più simpatico della lobby, devo ammetterlo, ma non fa niente. Allora io direi, scendiamo. Prendiamoci anche l'UAV, così siamo pieni di roba.
e andiamo a fare qualcos'altro, perché stare tutta la partita sul tetto, per quanto potrebbe essere una tattica vincente, è noioso. Uno lì. Meglio non sparare finché non abbiamo un paio di colpi sicuri. Ok, a posto. Questo raga il lanciarazzi ce l'aveva, però io mi riferivo alla sfida, cioè se qualcuno ci spara addosso e ce l'ha in quel senso. Quindi peccato che non ci abbia sparato, ma ok. Lo faccio principalmente perché voglio farvi vedere un bel po' di Call of Duty, ecco, non voglio subito staccare. Si è lanciato. Dai, a posto, un altro. Questo stavo pure senza scudi, poverino, distrutto. Vabbè, GG per noi, mica aveva lanciarazzi, vabbè. Abbiamo detto di no. La macchina torna, torna nel lato giusto. Zona sicura riposizionata. La safe sta sulla zona di The Hospital. Volendo potremmo andarci. Tanto sicuro qualcuno arriva. Dai, si fa sempre un giro largo, raga. Ma che noia, non passa mai di qua. Cavolo, se la scampa sempre. Di poco. Mamma mia, distrutto. Ok, manco questo c'aveva lanciarazzi, fortunatamente. Il problema di questo gioco è proprio questo. A parte che vieni shottato subito, anche se le corazze, tralasciando sta cosa. Cioè, questo l'ho massacrato. Ma poi... Oh, cecchino! È una balestra. È una balestra, non è un cecchino. Non è un cecchino, è una balestra. Ok. Questo tizio giocava davvero con una balestra. Ok, come se non fosse successo niente, dai. Accecato. Mi spiace, man. L'approvvigionamento qui. E poi provare a tornare di hospital. Io non so quanto ci convenga, però proviamo, dai. Una cosa molto veloce. Dov'è il mio M4? Ok, via. Ci prendiamo gli scudi. E torniamo lì. Proviamo a vendicarci, anche se quel... grazie. Molto gentile. Arrivo, zona sicura riposizionata. Ok, so dov'è il simpaticone. Ok, sta andando via, lo vedo. Attenzione, UAV in rientro forzato per fare... È entrato in questo palazzo, sì, sta salendo. Si è accecato da solo. Raga, fortunatamente nessuno ci sta ancora sparando con un lanciarazzi. Per ora la sfida è ancora possibile. La situazione si sta facendo sempre più complicata. Infatti siamo in realtà con la safe alle spalle e senza troppi scudi. Io direi di aspettare che ci arrivi addosso la tempesta e poi di muoverci. Credo sia la cosa più intelligente da fare. Intanto mi faccio un giro per essere sicuro che non avremo nemici alle spalle, almeno per quanto è possibile. Per esempio, già lontananza sento spari. Dove? Vabbè, qua. Train station. Direi che difficilmente potremo trovare qualcuno ancora in safe, però... Diamo sempre una buona occhiata, Non si sa mai. Sensore mi dice nessuno. No, c'è gente. Non è vero, c'è gente. E sta là. Lanciarazzi! No! Ce l'aveva, ragazzi, ce l'aveva.